Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il 31 di maggio del 2021 e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi stiamo qui a leggere la parola del Signore. Abbiamo incominciato mesi fa e per la grazia di Dio vogliamo continuare ad ascoltare questa parola benedetta, che è la parola che proviene dal Signore, ispirata, inerrante, infallibile, che noi vogliamo ascoltare per la nostra vita. Durante questa puntata noi continueremo a leggere il libro di Giosuè e oggi noi leggeremo Giosuè capitolo 18 e il capitolo 19 fino al versetto 9. Quindi vieni con me ad ascoltare la parola del Signore. Ecco la parola di Dio, libro di Giosuè capitolo 18. Poi tutta la comunità dei figli di Israele si radunò a Silo, dove montarono la tenda di convegno, il paese era loro sottomesso. Rimanevano tra i figli di Israele 7 tribù che non avevano ricevuto la loro eredità. E Giosuè disse ai figli di Israele: «Fino a quando trascurerete di andare a prendere possesso del paese che il Signore, il Dio dei vostri padri, vi ha dato? Sceglietevi 3 uomini per tribù e io li manderò. Essi partiranno, percorreranno il paese, ne faranno una mappa per la spartizione, poi torneranno da me. Essi divideranno in 7 parti. Giuda rimarrà nei suoi confini a mezzogiorno e la casa di Giuseppe rimarrà nei suoi confini a settentrione. Voi farete dunque una mappa del paese dividendolo in 7 parti, ma la porterete qui. E io ve la tirerò a sorte qui davanti al Signore nostro Dio. Per i Leviti non vi sarà parte in mezzo a voi, poiché il sacerdozio del Signore è la loro parte. E Gad, Ruben e la mezza tribù di Manasse hanno già ricevuto di là dal Giordano, a Oriente, l'eredità che Mosè, servo del Signore, ha data loro. Quegli uomini dunque si alzarono per partire. A loro che andavano a fare una mappa del paese, Giosuè ordinò: «Andate, percorrete il paese, fatene una mappa e tornate da me. Io vi tirerò a sorte le parti qui, davanti al Signore a Silo». E quegli uomini andarono, percossero il paese e ne fecero una mappa scritta secondo le città, dividendola in 7 parti. Poi tornarono da Giosuè all'accampamento di Silo. Allora Giosuè tirò a sorte le parti a Silo davanti al Signore e spartì il paese tra i figli di Israele, assegnando a ciascuno la sua parte. Fu tirata a sorte la parte della tribù dei figli di Beniamino, secondo le loro famiglie, e la parte che toccò loro aveva i suoi confini tra i figli di Giuda e i figli di Giuseppe. Dal lato settentrione il loro confine partiva dal Giordano, risaliva il versante di Gerico al nord, saliva per la regione montuosa verso occidente e terminava nel deserto di Bet Aven. Di là passava per Luz, sul versante meridionale di Luz, cioè Betel, e scendeva ad Aterot Adar, presso il monte che è a mezzogiorno di Bet Oron di sotto. Poi il confine si prolungava e dal lato occidentale girava a mezzogiorno del monte posto di fronte a Bet Oron e terminava a Kiriat Yearim, città dei figli di Giuda. Questo era il lato occidentale. Il lato di mezzogiorno cominciava all'estremità di Kiriat Learim. Il confine si prolungava verso occidente fino alla sorgente delle acque di Neftoah. Poi scendeva all'estremità del monte posto di fronte alla valle di Ben-Inon, che è la parte vallata di Refaim al nord, e scendeva per la valle di Inom, sul versante meridionale dei Jebusei, fino a En-Rogel. Si stendeva quindi verso il nord e giungeva En Semes. Di là si dirigeva verso Gelilot, che è di fronte alla salita di Adumim, e scendeva verso il sasso di Boan, figlio di Ruben.
poi passava il versante settentrionale di fronte all'Arabà e scendeva nell'Arabà. Il confine passava quindi per il versante settentrionale di Bet Ogla e terminava al braccio nord del Mar Salato, all'estremità meridionale del Giordano. Questo era il confine meridionale. Il Giordano serviva da confine dal lato orientale. Questa fu l'eredità che dei figli di Beniamino secondo le loro famiglie, con i suoi confini a tutti i lati. Le città delle tribù dei figli di Beniamino secondo le loro famiglie furono Gerico, Bet Ogla, Emek, Kessis, Bet Araba, Semaraim, Betel, Avim, Para, Ofra, Kefar Ammonai, Ofni e Geba, 12 città e i loro villaggi, Gabaon, Rama, Beerot, Mispa, Kerifa, Mosa, Rechem, Irpiel, Tareal, Sela, Elef, Jebus, cioè Gerusalemme, Gibeat, Kiriat, 14 città e i loro villaggi. Questa fu l'eredità dei figli di Beniamino secondo le loro famiglie. Giosuè capitolo 19. La seconda parte tirata a sorte toccò a Simeone, alla tribù dei figli di Simeone secondo le loro famiglie. La loro eredità era in mezzo all'eredità dei figli di Giuda. Ebbero nella loro eredità Beer Seba, Seba Molada, Casar Sual, Bala Asem, El Tolad, Betul, Korma, Siklag, Bet Markabot, Casar Susa, Bet Lebaot e Saruken. 13 città e i loro villaggi, Ain, Rimon, Eter e Azan. 14 città e i loro villaggi, e tutti i villaggi che stavano attorno a Bet, città fino a Baalat Be'er, cioè la rama del sud. Questa fu l'eredità della tribù dei figli di Simeone, secondo le loro famiglie. L'eredità dei figli di Simeone fu tolta dalla parte dei figli di Giuda, perché la parte dei figli di Giuda era troppo grande per loro. Così i figli di Simeone ebbero la loro eredità in mezzo all'eredità di quelli. Quindi noi abbiamo letto la parola del nostro Signore. Oggi noi abbiamo letto Giosuè capitolo 18 fino a Giosuè capitolo 19 versetto 9. Da domani noi continueremo la lettura della parola di Dio. Io sono contento che tu stia qui. Mi raccomando, non perdere nessuna occasione, perché noi possiamo leggere la parola del nostro Signore insieme, perché questo è leggiamo la Bibbia insieme tutti i giorni, da lunedì al venerdì a mezzogiorno oppure dopo, quando vuoi e dove vuoi. Inoltre ti ricordo che tutti i giorni alle 7 del mattino Alba Nuova Potenza nella preghiera. Iscriviti sul canale di Nicodemo Fabiano e potrai accompagnare ricevere tutte le notifiche e appunto accompagnare tutte le iniziative. Che Dio ti benedica, un forte abbraccio nell'amore di Cristo Gesù.